mia, attenzione! E fai piano che c'hai i piedini delicati! Deve essere un massaggio rilassante, mia cara! Tu mi pare che stai su una batteria, la piano! Eh sì, signora! Mamma mia! Non è successo niente! Non è successo niente! Vai ad aprire, vai! Mi raccomando, non fare entrare strani, per carità, Mamma mia, ma alzati i piedi da terra, ma tu sei un ciuccio! E struscia non terra, struscia nel normale! Chiara! Chi è? Chiara, sono io! Chi sei? Vattemi, non la conosco! Sono Celeste! Ah, hai cambiato colore! No, se sei mia! Mamma mia, ma che si Vattemi, non la voglio dire, è arrivata, dopo un'ora è arrivata! Ma io? Stato zitto, sto parlando! Mia sorella, questa qua, è arrivata dopo un'ora! L'hai mandata a chiamare tu, sì. Giusto? Correte, correte, perché vostra sorella sta morendo! Un'ora ci ha messo per arrivare, un'ora! Ma soccorsa! Soccorso! Soccorsa! Soccorsa! Soccorsa subito! Soccorsa subito! E che sei nata italianona bravissima! Ma che sei in Italia... Ma che sei corsa subito, soccorsa subito! Ma sei quella che ha mandato a chiamare un'ora fa! Ma tu sei sicura che mi hai mandato a chiamare proprio a lei? Ma come no? E come c'è ritto in tasta lingua? Come hai detto? Quid! Come? Quid, quid! Ma scusa, avrà ragione essa allora? Io ho detto, avete sbagliato! Ma certo! Ma che è stu quid? Casa quid! No, ci ho detto di cuore! Ci ho detto di cuore! Mamma, ci ho detto di cure, mamma mia, sì. Ma è cinese qua. Ma io non ho capito. Ma certo, ma come fa, poverella? Quella mi fa fare una brutta figura a me. Io l'ho saputo al mercato. Ah, niente di meno. Cioè, questa notizia è arrivata al mercato. Cioè, è stata tradotta al mercato. Non lo so se l'hanno tradotta. Cioè, c'erano gli interpreti al mercato. Sì, stanno pieno così. Stanno pieno così di gente che la capisce. Ma che cosa hai fatto? Ma scusami, no, ma tu cosa stavi comprando al mercato di così importante da distrarti da un soccorso a tua sorella? No, Chiara, no, io potevo morire. E tu, arrivavi direttamente per i funerali? No, no, per i funerali no. Ah, non ci veniva ai funerali? Sì, veniva ai funerali. Ah, ci piaceva venire ai funerali. Ma con i funerali, E allora cosa stavi comprando al mercato? Un po' di verdura. E friariella, faccio no, no, spinaci. Ah, e no, e io non ti credo. Non ti credo perché a te spinaci non ti piacciono, ti appesantiscono. Sta scema si crede che ci sto fiero veramente dei spinaci. E spinaci no, perché mi faccio pesante. E poi mi fanno male le gambe. E certo, fiero fa rumori da casa, ma sta scema. Mamma mia. Guarda, una disgrazia gravissima. Mio figlio Franco sta di nuovo male con i nervi. È come si è agitata, guardate. Mio figlio Franco è degno solo di uno... Quando uno si aspetta tipo... Ma tu che dici? Ma tu che dici? Prima, no, mo! Quando ti ho detto che mio figlio Franco sta di nuovo male con i nervi. Ma tu che dici? Prima ti ho detto... Mamma mia, stamattina! Ah, comunque, guarda, io e mio marito non dovevamo venire a vivere qua, ma non è un posto adatto a noi. Mio marito è comunque un professore di latino e greco, un uomo colto, sensibile. Ma tu capisci qualcosa di quello che ti sto dicendo? No, è perché invece lo caga questo. Guarda, mi sembri quei cani nelle automobili che fanno sulla cussicata. Guarda, fermati, esprimiti, non lo so, dammi un cenno e fammi capire che stai ascoltando. Fai tipo, ah, sì sì, ovvero. Ma capisci qualcosa? No, perché mi pare che stamattina sto parlando con Mood. Comunque, dicevo, mio marito è un uomo colto, sensibile. Ah, sì, sì, ovvero. Ma una cosa alla volta, mamma mia! Allora, mio marito è un professore di latino e greco. Ah, colto, sensibile. Sì, sì. E perciò me lo sono sposato. E ovvero. Mamma mia, stamattina basta! Basta, guarda, veramente, perché in sintesi, avere un figlio molto intelligente è veramente una croce. In poche parole, guarda, mio figlio Franco ha avuto una ricaduta. Ah,
Una ricaduta? Sì. È caduta? Mamma mia, ma non si può avere una persona normale che parla italiano in questa casa, una ricaduta! Una ricaduta? È caduta un'altra volta! No, leva, ma tu sei scemo proprio! Mamma mia, cancella! Una ricaduta! Guarda, mio figlio Franco stamattina ha lasciato una lettera là sopra, sopra al tavolo. Prendila e leggila, perché guarda, io tengo un mal di testa, mamma mia. Fai una cosa, fammi pure un poco d'acqua e Novalgina. E mi raccomando, Celeste, due dita d'acqua e tutta Novalgina. Ma d'altra parte, guarda, io me lo dovevo comunque aspettare. D'altra parte, io me lo dovevo aspettare. Povero ragazzo. Povero ragazzo. Quello stava così bene con i nervi. Quello stava così bene con i nervi. Adesso siamo un'altra volta punto e a capo. Adesso siamo un'altra volta punto e a capo. Povero ragazzo. Povero ragazzo. E chiupate e chiappate. Sono una deficiente. Sei una deficiente? Ma perché sei deficiente? Ho tirato un brutto stamattina. Ma che ho detto? Ma come che hai detto? Ma mi stai pigliando in giro tu stamattina, mamma mia. Ma che mi stai assecondando? Vai ad aprire, vai ad aprire. Mi raccomando, come devi dire? Chi è? E come ti devono rispondere? Sono io! Sì, guarda che sta cacciare a casa sempre troppo tardi. Mamma mia, stamattina ho mal di testa proprio, guardate. Ma che cosa è? Sì. Mamma mia, dottore, ma che fate così che arrivate da dietro? Ma per favore! Scusate, ma queste le sono arrivate alle spalle, le spaventate. Ma voi arrivate sempre alle spalle, non ho capito. Ma la signora non vi ha avvisato che era entrata. Ma come? Mamma mia, ma chi? Celeste! Mamma mia, ma io non me la ricordavo che è venuta un infarto. Va bene, guarda come si è fatto bianco il dottore, dagli un poco d'acqua per cortesia. Prego. Ok, amore, ma non lo so. Ma signor, ma perché mi avete dato la Novalgina? Ma scusate, mi fa male la testa. No. Ma allora perché vasi da bavuto? Ma è la signora che me l'ha data. Ma che fai, ci prescrivi la Novalgina senza il mal di testa? Ma non gliel'ho prescritta io. E allora chi gliel'ha prescritta questa Novalgina? Lui forse. Cioè, voi vi siete prescritto la Novalgina senza il mal di testa? Ma se non ci vuole la prescrizione per la Novalgina, signora. No, non ci vuole la prescrizione, allora bevete, dottore, ma che non bevete, ci bevete, signora? Ma perché mi avete dato la Novalgina? Ma come non me l'avete dato voi? Voi stavate con la mano così. Ma io stavo già con la mano così. Per favore. Ma non lo so. Ma che c'ha, una paralisi a sto braccio, signor? Ma che c'ha? Ma... cioè, ma vi rendete conto? Mi rendo conto, ma cosa è cazzo? Ma quella l'ha detto, ci ha messo 350 volte. Quando ce l'avete messo 350? Ma come era un infarto, non era per voi. Era per me. Celeste, fai una cosa, fammi un altro poco d'acqua e Novalgina piano! Mi raccomando, due dita d'acqua e tutta Novalgina. Ah, mamma mia, dottore, questa mattina è stata davvero una paura orrenda, terribile, mamma mia. Signor, prendete una sedia. Prendi una sedia, dottore. Mamma mia. Adesso sia tranquilla. Misuriamo la pressione. Mamma mia, guarda che e vediamo se c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va. Posa a terra, la puoi posare a terra, Succede velocemente però. Ma ho capito, ma si impiglia un'altra volta, si impiglia, che non lo so. Ma come ci arriva la sua casa con la sedia così? Ma che faccio, un salto, ma non capisco. Mamma mia, l'ha pigliata con un ruospo, l'ha pigliata. Ma come ci arriva la coppa? Non la vedi che è culpa. Comunque, in sintesi, questa mattina ho rischiato di avere un infarto. Ho avuto paura di morire, dottore. Addirittura. Che mia sorella è sempre esagerata. No, non è vero, dottore, perché io non ho paura della morte, io ho paura del dopo morte. Ho paura che mi seppelliscano vive e che non se ne accorgano. E allora fate una cosa, mettetemi un telefonino dentro alla bar in modo tale che se mi sveglio posso chiamare. Sì, a chi chiamate? A me. A voi, certo, dottore. Fate una cosa,
la bara. Così se mi chiamate verso mezzanotte me ne pure un infarto. Ma non vi preoccupate, di questi tempi non si fanno più errori del genere. No, 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 invece no, perché ultimamente hanno scavato un morto. E indovinate che cosa hanno trovato? Un umore mio. No, dottore, i graffi! Il poveraccio era stato seppellito vivo. Aveva cercato di uscire, guardate, proprio l'hanno trovato con la smorfia del dolore. Lei l'ha fatta alle quale, guardate! Signor, ma che fa? Signor, ma voi volete far venire proprio l'infarto? Mamma mia! Ma mannaggia la miseria! E tanto, se sapevo che mi piace così tanto questa nuova gira, ve ne facevo trovare una cassetta! Comunque sia comodi, provi di nuovo il brivido della seduta vecchia. Signor, ma voi volete sfottere? Ma non ho capito. No, dottore, il problema è che mio figlio Franco questa mattina ha lasciato una lettera sopra al tavolo. Celeste, prendi la lettera e vieniti a sedere qui. Accomodati, velocemente. Siediti pure tu, smettila di sticcare. Oh, mamma mia. Siediti. Leggi lettera. E mettiti. Leggi questa lettera, per favore. Sentite, dottore, che mio figlio Franco. Avete capito quale? Che c'è il problema con i nervi. Cari mamme e papà, vi mando questa lettera per comunicarvi. Che Checco? Ma come che? Ma come Checco? Ma noi non l'abbiamo mai chiamato così a Franchino! Ma come? Ma che? Come? C'è il respiro! Che? Come? Eccetera, eccetera! Respiro. Andiamo! Il respiro! Ma io non lo so, Checco! Che? Come? Rientrerò a ora di pranzo. Era un po' di tempo, precisamente 63 giorni, 13 ore, 18 minuti primi, che provavo un'angoscia inspiegabile. Poi finalmente ho capito, la paura di rimanere solo. Esattamente. Ho cominciato a riflettere dopo la morte di Ofelia. Ofelia, Ofelia, mamma mia. Ofelia. Avvenuta 312 giorni. 15 ore 48 minuti fa. E stava proprio con l'orologio in mano vicino a sta poverella. Ma era una cara amica, chi è? Ofelia, il cane, la cagnetta. E ho cominciato a riflettere su di voi, miei cari, su questa bella famiglia. E ho dovuto prendere atto che anche voi un giorno invecchierete, vi ammalerete, morirete, finirete. Signor, questo dono drammatico, ma posso continuare a leggerla io, se permetti? Grazie. Allora, ormai tutti gli zii hanno una certa età e potrebbe accadere che tra un momento all'altro... Ma guarda qua, ha messo i puntini sospensivi. Ma no, dottore, se guarda bene sono dei piccoli loculi. Ha fatto la cosiddetta locuzione, dottore. Vabbè, fatemi continuare, non ci voglio nemmeno pensare. Continuate. Allora, qual è la soluzione? Le sostituzioni. Fingeremo l'eternità, befferemo la morte replicando la vita. Ma se ho capito bene, vuole fare una clonazione. Sì, sì, quello torna sempre a pranzo, a colazione, però questo non c'entra niente. No, no, signore, io ho detto clonazione. No, no, guardate bene, colazione, ripetete, col anche voi, colazione. Vabbè, fatemi continuare, no? Vai. Per esempio, zio Paolo si ammala gravemente e muore. Facciamo entrare la riserva. Ah, il clone! No, il clone! È plurale, dottore, il clone è singolare! E poi c'è pure zia Celeste! Ma che mi ridi tu, ma che mi ridi? Ma che mi ridi? Ma che signor, ma questo è una specie di necrologio! Che mi ridi? Che mi ridi? Perché è così magra che un giorno di questi se la porta via il vento! Ma non si può chiudere la finestra! No, vabbè, comunque sta lettera agghiacciante, ma non potevate sostituire il capo. Ma ci abbiamo provato, ci ho comprato 12 cani. 12? Sono andata alla canetteria a prendere. Alla canetteria. Ma quella mica si chiama canetteria, si chiama la ca... La canoa. No, la ca... La canasta, dottore. Diciamo la
alla casa del cane. Vabbè, comunque io sono andata lì e ho comprato uno Schwarzenegger. Ah, l'attore. Ma no, dottore, quello simile a un Brad Pitt. Ma scusate, ma le andate a prendere a Hollywood sti cani? Dove le andate a prendere? Ti vado a prendere dalla canetteria sotto casa, da Sandro Carbo. Quello è il negozio che c'ha pure la cella fotoelettrica. Quando passi fa pure la musichetta, dottore, ma che ne sapete voi? Bella la musichetta. La musichetta sotto la cella fotoelettrica. Sandro Carbo!